non è detto che è questione di spazio, di tempo. Sono andato un po' avanti, tanto tutto il lavoro che avete già visto, e quattro, faccio una stima con quattro nodi. Ecco, vedi in mezzo, poi uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, e quattro. E adesso l'ho già messo sul cordoncino, tiro su il mio cordoncino. Adesso lascio indietro i primi quattro fili perché devo fare un lavorino un po' più difficile. Vado, lavoro al mezzo, poi dopo alla fine vi faccio vedere. Adesso faccio una colonnina di sette nodi. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. No, faccio di otto nodi, otto. Questo lo faccio di sei nodi. Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Prendo su quattro fili e poi adesso faccio un po' di cordoncino da sinistra verso destra obliquo. E poi adesso prendo su quattro di qua. Faccio lo stesso lavoro e su sinistra. Ecco, leggo tutti e due i fili. Adesso faccio un cordoncino verso la destra, verso sinistra. Obliquo che prendo su tutti i fili. Così. Adesso faccio le colonnine di qua, quattro nodi, uno, due, tre e quattro, adesso sei, uno, due, tre, quattro, cinque, e l'ultima di otto.
che adesso faccio lavoro, stesso lavoro che ho fatto dall'altra parte. Divido, bisogna sempre dividere bene, la metà è questo, 4 di qua, 4 sono andati là. Adesso prendo sui primi, faccio il cordoncino. Bisogna sempre dividere bene la metà. Mi fermo qui, non arrivo alla fine, lasci due fili, così si muove. Adesso faccio metà. Adesso leggo i due centrali, uno di qua e uno di là, li leggo così. Ecco, poi adesso incomincio a fare il cordoncino di qua, un po' distanziati.
cordoncino, c'è da una parte e l'altra. Faccio sempre l'ultimo filo, non la nodo. Di qui la possibilità di un cino. Adesso faccio i nodi, le barrette, questi fili che ho lasciato indietro, due e due. Faccio 8 nodi a catena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Uno. Primi 2, 8, 8 e 7.
Sempre con un cibo, adesso si muore. Faccio un mezzo fiorellino. Adesso lo chiudo con il filo al centro. Così. Adesso faccio, prendo quattro fili e faccio quattro nodi a catena. Uno, due, tre, quattro. Adesso c'è un bel lavorino da fare e bisogna stare molto attenti. Adesso ho quattro fili. Prendo quello del centro che mi fa da porto nodi e basso e vado da destra verso sinistra. A cordoncino, così. E poi porto nodi una volta in qua e vado verso a destra, così, sempre di là. Poi prendo quello del centro, che mi serve da portanodi, e vado verso da sinistra verso destra. E poi una volta portanodi lo porto sulla mano sinistra e faccio i due cordoncini. E poi prendo sui due fili. Così. Adesso quello del... che dalla parte della mano destra la porto verso sinistra e il portanodo lo porto da sinistra verso destra, così. Adesso quello del centro vado da sinistra verso destra, così. Ora tiro un po' in alto perché altrimenti viene chiuso e poi lo porto verso il portanodo verso sinistra. E poi adesso chiudo, prendo sui due fili, così. E poi il portanodi che adesso lo ho nella mano sinistra, lo porto nella mano destra. E tiro verso l'alto e faccio l'angolo, così, qui lascio stare. Prendo
quella del centro mi fa da portanodi, la porto sulla mano destra. La metto sulla mano sinistra e faccio sempre i cordoncini così. Ecco. E poi provo gli altri due fili, cordoncini. Adesso lo porto verso a destra. Prendo sempre il centro, che mi fa da portanodi, e vado da sinistra verso destra. Porto verso sinistra. Adesso mi fermo qui, faccio dove faccio a parte, si vede bene. È un po' difficilino, però si impara bene. Ecco, sempre così. Faccio sulla mano destra, porto nodi e faccio l'angolo secco. Prendo il centro e porto la mano destra, mi sento cercare col dito di portarlo su in alto, altrimenti non viene. Questo è il quarto nodo della mano destra, faccio i due nodi cordoncini e poi lo porto sulla sinistra. Quello devo sempre portare un po' in alto perché altrimenti non fa l'angolo bene. L'importante è tenere la mano, tirare sulla avanti, in alto. Ecco, adesso prendo il centro, verso a destra, porto verso sinistra. Già arrivato. Adesso faccio questo, verso destra e poi mi fermo qui. Ecco. Adesso incomincio a fare la serpentina. Il portanodi, che qui ho già fatto un nodo. Vado verso a destra adesso. Serpentino come ho fatto nell'altro. Adesso adesso ne lascio due fili e ne lavoro quattro.
Adesso ne lascio indietro solo uno, perché devo fare una puntina e dopo vedrete. Adesso mi fermo qui. Ecco, adesso ho 6 fili da una parte e 6 fili dall'altra. Adesso chiudo al centro. Ecco, così. Io chiudo sempre andando verso la destra. Dalla destra verso sinistra. Ecco, poi adesso lascio indietro un filo solo. E poi faccio il cordoncino. Poi i due al centro li leggo sempre da destra verso sinistra, poi adesso lascio indietro un altro filo qua e prendo su l'altro. Thank you.
così fa la spina di pesce. E bisogna legarli sempre per un verso, comincia a fare la spina. Ecco. Adesso in mano ho 5 fili, ne lascio indietro uno, che rimangono 4. Quattro di là e quattro di qua, andiamo benissimo. Adesso faccio quel boncino qua, distanziato, per la rifinitura. Ah, però tre nodi, quando la rifinitura sempre tre nodi scivolati nell'ultimo giro sempre, io l'ho provato agli altri fili. Ecco, la puntina è già fatta, per spazio di tempo è da tagliare sempre la solita rifinitura come negli altri pezzi.